campionato over 40, calcio a 7, abbiamo la sfida Tapas en Topas, un nome che è tutto un programma, contro Real Vigilantes. Qua abbiamo Fabrizio Fontana, ciao. Il nome l'ha scelto lui, io volevo chiamare in un'altra maniera, comunque over 40 ma non dimostrarli. Ecco, mi raccomando che stasera il pallone deve cantare però, eh. Assolutamente, andremo in golf. Qui invece abbiamo Jacobino, ciao. Sì, buonasera, piacere. Qui invece per Real Vigilantes abbiamo Augliera, dico bene, ciao. Ciao. Qua abbiamo invece il portierone super saracinesca, Lazzaro. Alzati e cammina. No, 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 speriamo di essere all'altezza. Ecco, voi avete 4 punti, questo girone Coppa delle Coppe, che praticamente questi fossero dei playoff. Insomma, siete partiti bene, ma stasera è dura. Sì, è un po' dura, eh. Speriamo di farcela e metterli KO. Avete anche il campo coperto, meglio di così. Questa sera manca solo le maggiorette. Io comunque sono d'accordo con lui, ci metteranno KO gufandola, autogufandola o conto di loro, uguale. E poi viva la sportività, crediamo. Assolutamente sì. Questa sera c'è un bel diluvio universale, quindi meglio di così non può andare, no? No, giustamente, vediamo un po' come va a finire stasera. Speriamo bene, comunque. Peccato con l'infiltrazione, perché sta piovendo proprio a dove giocherai tu? Infatti ti hanno messo giusto in quella zona del campo. Fontana, voglio dire, un po' d'acqua, non fa che bene. Ci vuole, no? Dai, datevi la mano in segno di fair play, mi raccomando. Buona partita a tutti. Campionato calcio a 7 over 40, questa sera di fronte al Centro Sportivo Bettinelli, campo coperto, Tapas e Topas, Real Vigilantes. Topas attaccherà da sinistra verso destra, ora in possesso di palla. Schierano Podestà, Carones, Greco, Mollica, Badini, Jacobino, Salterio, Maspes, Fontana e Mastro Paolo. Real Vigilantes rispondono con Lazzaro in porta, Sanseverino, Siciliano, Fabiani, Guardamagna, Re Dionigi, il capitano, Augliera, Romano, Tagliavini e Ugolini. Gara del girone Coppa delle Coppe, dei playoff, che vede Tapas in Topas finora un punto, un pareggio, due sconfitte, 4 punti Real Vigilantes, una vittoria, un pareggio, una sconfitta. Vediamo dunque questa sfida delle Bettinelli, appena cominciata, con Real Vigilantes in possesso di palla, prova l'avanzata con Siciliano, poi cede il possesso di palla a Tagliavini, Tagliavini pressato, finisce a terra, c'è il primo fischio del signor De Rosa. Tutta la punizione da Real Vigilantes con palla che però termina larga. Abbiamo Mario Giacconi, accanto a me, responsabile Sportland calcio a 7. Allora Mara, questa importante sfida, siamo già nei playoff, seconda fase di questo campionato a 7 Overleague. Direi che finora, insomma, il campionato ha confermato l'ottimo livello che cresce ogni anno, no? Ciao Rinaldo, ciao a tutti. Sì, siamo in questa seconda fase del campionato over 40. Quest'anno abbiamo studiato questa formula che dopo un girone preliminare prevede appunto un girone di Coppa Coppa e Coppa UEFA, che è il vero campionato, è vero, il vero cuore del campionato di calcio a 7, over 35, over 40. Nel frattempo, scusa Mara, c'è stata la conclusione in porta e il gol da parte di Real Vigilantes, dunque si sblocca il match 1-0 a favore di Real Vigilantes.
Sì, Rinaldo, ecco, abbiamo subito assistito ad un gol perché, come ti dicevo, questa seconda fase è diventata una fase molto interessante, dove sia il girone di Coppa Coppa e Coppa UEFA alla fine si rivelano dei gironi ovviamente molto equilibrati, perché nel girone di Coppa Coppa hanno acceduto le squadre con il miglior punteggio e quelle in Coppa Coppa le quattro squadre di bassa classifica, per cui chiaramente sono dei gironi molto equilibrati e danno vita a delle partite veramente molto interessanti come quella di questa sera tra Tapas e Topas e Real Vigilantes. Ancora la conclusione Real Vigilantes, come ricordavamo mentre stava appunto prima parlando Mara, ha sbloccato il risultato. Vediamo se ci sarà la reazione di Tapas e Topas, squadra che è rosa anche Giovanni Stropa, ma questa sera non è presente, giocatore campione del mondo con il Milan di Arrigo Sacchi, la competizione continentale, ha segnato anche un gol quella sfida vinta poi 3-0 dal Milan a Tokyo. Ora tentativo parte di Tapas e Topas, la palla però viene intercettata dal portiere Lazzaro di Real Vigilantes, che ora può impostare nel numero 15 Tagliavini, non è sporcato, di nuovo possesso di Lazzaro, c'è un lancio, scavalcare il centrocampo, si chiude la difesa di Tapas e Topas, no. Pallone che poi viene Fabrizio Fontana alias Capitan Ventosa, gestisce la notizia Jens Stont, qui abbiamo anche VIP, la squadra di Tapas e Topas, oltre a Giovanni Stroppa. Badini che manovra sulla sinistra, tentativo di attraversare la rasoterra, pallone intercettato da Lazzaro che poi te la lancio con le mani, quella di Mollica, fermato, c'è cioè, contrattacco parte di Siciliano, palla dentro, allontanato dalla difesa di Tapas e Topas, il fallo laterale. Ora numero 15 l'autore del gol Tagliavini, l'ultimo tocco è suo in fallo laterale, Tapas e Topas che poi ha un'iniziativa out di destra, c'è cioè un calcio di punizione a favore di Tapas e Topas. Fontana porta la battuta col mancino, rasoterra, c'è stata una deviazione in calcio d'angolo, battuto dallo stesso Fontana, nuovo rasoterra per Mollica, messo giù però tutto regolare per il signor De Rosa, dunque si prosegue con contrattacco di Real Vigilantes, pallone scaricato sulla sinistra, di nuovo istituito all'indietro per Romano che allarga, prova di stendersi Real Vigilantes, poi la spizzata di testa, pallone ancora in possesso, formazione in maglia bianca, tentativo viene fermato, Badini che prova a impostare, Mollica, verticalizzazione imprendibile per compagni, un po' così di nuovo disimpegnare Real Vigilantes con Tagliavini, tiene qualcuno a sostegno, poi appoggia all'indietro per Romano che subito verticalizza, buono il taglio, per il sinistro c'è il gol di San Severino che incrocia col mancino e insacca il 2-0 Real Vigilantes. Dunque Real Vigilantes che è appena pervenuto al raddoppio dopo 7 minuti con San Severino. Ora c'è una rimessa in favore di Tapas e Topas, Fontana, la rimessa va effettuata con le mani, all'indietro, di nuovo sulla verticale, c'è un calcio di punizione, il fallo subito da Mollica. Maldini porta a battere la punizione morbida per la volée di piattone di Maspes, lontano la porta, ma prima occasione, prima chance per Tapas e Topas che deve recuperare due reti di svantaggio.
c'è il tentativo sulla destra da parte di Real Vigilantes, pallone però regalato a Fontana, che chiama a rimorchio Mollica, fermato. Mollica commette fallo tamponando l'avversario. C'è la punizione con il lancio, non viene intercettato. Badini che imposta, Maspes, sbagliata la verticalizzazione, non c'è intesa, si è effettuata dal Vigilantes per Tagliavini. C'è di nuovo un lancio lungo, utilizzata spesso la formazione maglia bianca, lo difende palla San Severino, autore del 2-0. Tagliavini, Augliera, di nuovo Tagliavini, pressato, se la cava bene però numero 15 per lo scarico per Augliera, che gli mette al centro, il tentativo col destro di Tagliavini ribattuto, c'è il pallone Fontana che giù con eleganza, poi Mollica, di nuovo Fontana che scivola, perde così il controllo del pallone, sarà rimessa dal Vigilantes, effettuata per Tagliavini, esiste la carica di Mollica, di nuovo Tagliavini, pallone salutare ancora per Tagliavini, onnipresente, Augliera, cambia gioco per Greco, commette fallo. Undici minuti giocati, 2-0 il punteggio in favore di Real Vigilantes. Poi intercetta Mollica che prova col destro, però la conclusione non va. Romano, passaggio impreciso, tendeva a servire Augliera. Messa effettuata per Fontana, però disimpegnarsi in mezzo a due, guadagna rimessa sul tocco di Ugolini. Greco, allontanato, la rimessa per Tapas in Topas con Fontana. Maspes non riesce ad avere un aggancio, poi c'è il break con Fabiani, il traversone, cambiare gioco, il Vigilantes, il cross morbido allontanato di testa Tagliavini, punta sulla porta, lo ferma Greco, il pallone sventagliato in avanti, imprendibile per Fontana, il Vigilantes può così disimpegnare con calma visto che ha anche vantaggio di due reti. Augliera che effettua il lancio, preda di Podestà, Badini, Mollica, effettua il lancio, ancora una volta non c'è intesa, un Greco che stava venendo incontro, regalato a Ugolini, Augliera. Può impostare con calma la solita sventagliata in avanti, accettata da Podestà, Greco, pressato da Augliera, che India, ma difende bene palla Greco e guadagna calcio di punizione. Minuto numero 13 del primo tempo, già oltre a metà dunque della prima frazione, la Fontana si impegna. Dribbling, poi calcia col sinistro, palla sulle strade della rete, primo spunto di Fabrizio Fontana. Vigilantes che va a uscire dalla zona di pressione, verticalizzazione, Bandini che copre l'uscita del pallone, viene toccato, ma Modesta controlla senza problemi, Greco.
Messa regalata. Tagliavini, carica il destro, la rasoiata, termina larga. Calcio in angolo in favore di Real Vigilantes, battuta centrale, blocca a mezz'altezza Podestà, innesta immediatamente contrattacco, c'è il lancio per Maspes, l'aggancio, l'uscita del portiere, la porta sguarnita, ma salva Romano che scaraventa in corner. Fontana su punto di battuta, il cross allontanato di testa, Mollica, Giacobino prova a sinistro, battuto da un compagno, di nuovo prova lo sfondamento e c'è il gol segnato da Badini dell'1-2. Tapas in topas, lo dici tu, posso dire a te. Preso il gioco dopo la segnatura di Badini dell'1-2, dunque di mezzo il gap, tapas in topas. Milan che ora prova la replica con il lancio di Tagliavini, la volée tentata da Romano, pallone non inquadra lo specchio della porta. Carones, calcio di punizione per Tapas in Topas. Fontana, Mollica, Maspes, gioca di suola, avanza, scarico dentro, Fontana anticipato, Ugolini, dal lancio ma non c'è intesa con Fabiani che si stava posizionando verso il centro. Maspes, Carones, vicino alla linea laterale, poi Maspes, avanzare in zona centrale, di mio riuscito, poi Maspes carica al destro, ma colpisce con il corpo all'indietro, anche ostacolato da un avversario. Minuto numero 17 del primo tempo, taggio 2-1 Real Vigilantes, Tapas in Topas ha dato segnali di risveglio negli ultimi minuti. Greco, ha conquistato la Vigilantes con Tagliavini, marca sulla destra, di nuovo Tagliavini, pressato da Maspes, da casa la rimessa, effettuata su Ugolini, sporca il pallone Vadini, un trasso, rimessa Real Vigilantes effettuata da capitano Re Dionigi con il numero 7. Nuova rimessa per la formazione di maglia bianca, Tagliavini, ne raddoppiato, la rimessa per Tapas in Topas, Maspes prova col destro, Maspes chiusura potente ma non precisa, questo gioco al Vigilantes, Tagliavini fende bene palla, poi allarga, poi scaricato sulla sinistra, opportunità e salva la difesa di Tapas in Topas con intervento di Giacobino alla disperata, di nuovo Tapas in Topas, Fontana può svilupparsi il contropiede, 3 contro 3 messo giù Fontana, se possibile Greco, corner, la battuta dell'angolo, l'indietro, la conclusione però è imprecisa, palla riconquistata da Vigilantes, però perde subito il possesso, ora Fontana commette fallo, Severino che batte la punizione,
peccato per Ruggiero, ha anticipato fallo laterale. Tutta la rimessa, pallone conteso, Tapas in Topas che lo fa suo, poi ancora tentativo con il lancio per Fontana troppo lungo. Agliavini, pressato da Mollica, di nuovo Agliavini fa valere le sue eccellenti qualità tecniche, poi un buon taglio dentro, l'uscita provvidenziale di Podestà che salva la porta di Tapas in Topas. Tutta la punizione con il Tapas in Topas, con Carones, capitano, chiama in causa il portiere Podestà, tutto il lancio lungo coi piedi, a vuoto Tagliavini, Carones, Badini, Greco, Badini, fermato Mollica, anticipato poi Fabiani, pallone si perde a fondo campo ed è anche l'ultima azione del primo tempo, si va dunque a riposo con il vantaggio 2-1 di Vigilante su Tapas in Topas con le reti di Tagliavini, Sanseverino e Badini. Partito il secondo tempo, di vantaggio 2-1 Real Vigilantes, ora in possesso di palla, attaccando quella sinistra verso destra in questa ripresa. Sfida over 40, seconda fase del campionato, girone Coppa delle Coppe. Romano che ha sventagliata in avanti per il numero 67 siciliano, poi c'è la conclusione della lunga distanza che non trova la porta, ma applausi. Attivo dalla lunga distanza è stato di Ugolini. Badini che aspetta un buon taglio per Maspes, prova ad andarsene Maspes ma non passa. Nuovo Badini che conquista palla all'indietro, non è sporcato in fallo laterale. Podestà, Maspes, non è scaricato centralmente. Nuovo Maspes, non c'è pressione nella metà campo offensiva dal Vigilante, riesce a difendere il vantaggio nella propria metà campo. Badini, Giacobino, prova la conclusione da lunga distanza, c'è la schiena di Siciliano, palla in corner. All'indietro per Mollica, poi Badini che scarica in mezzo, andato senza problemi da Lazzaro. Calcio morbido per un golino anticipato, non è che ha colpito il soffitto, ci sarà rimessa. Trovata lunga, interviene Podestà, fa sul pallone per Tapas in Topas. Carones, imbucata centrale, fallo subito da Mollica. Tutto pronto per la punizione, favore di Tapas in Topas, con Maspes pronto a calciare col destro. Parte Maspes, pisce la barriera, anche carambola in out, la rimessa di Mollica, il forcing di Tapas in Topas alla caccia del pareggio, cosa che non impedisce Lazzaro, fa ripartire i suoi. Di nuovo Real Vigilantes, un intaglio dentro, attenzione, opportunità, buona chiusura difensiva da parte di Greco che poi subisce fallo.
Badini, Maspes, caso di nuovo Badini, il pallone è troppo lungo e Badini lo riconquista. Maspes, mettono in dribbling, il pallone sporcato in fallo laterale. Giacomino, Podestà, Maspes. Mollica, Badini, Maspes, un po' di tacco dentro, la conclusione di Caronesa di battuta, poi prova Badini, tentativo murato, rimessa Tapas in Topas, uscita con un pugni da parte di Lazzaro, poi alimenta l'azione offensiva Maspes, Carones, c'è una linea laterale, li mette al centro ma la palla si perde sul fondo. Preso il gioco da Vigilantes con Ugolini, fatto il cross, anticipo di testa di Greco, rimessa la posizione in maglia bianca, di nuovo era Vigilantes, chiuso in porta di battuto, ancora dal Vigilantes che prova l'iniziativa sul centro sinistra, il solito Tagliavini, scarico limitare la conclusione, battuta da Jacobino, ancora Tagliavini prova a calcare il destro, tocca il pallone Maspes, poi guarda Magna che cambia gioco, prolungata iniziativa, poi c'è l'intervento del signor De Rosa, messa per Tapas in Topas, Badini che porta avanti il pallone, Badini in posizione di playmaker, intanto Fontana, tipo di dribbling, non è uscito Ugolini, scippa il pallone, Badini che lo riconquista, poi casco sinistro, non può intervenire Maspes, preso il gioco da Vigilantes, Maspes, Comino che lascia Podestà, costretto però a intervenire di piede, dribbling col sombrero, incredibile. Ancora Tapas in Topas, di nuovo Podestà, Fontana sta prendendosi la palla all'altezza della metà campo, Maspes, da casa la rimessa sull'intervento di Guardamagna, Badini, di nuovo Maspes, può puntare, c'è il vicecross a caso terra, allontanato. Maspes che poi tocca il pallone, poi viene innocuo per Lazzaro. Rischia pasticciaccio la difesa di Real Vigilantes. Questa la cava, ora c'è la ripartenza. A vuoto Jacobino, Ugolini, l'uscita di Podestà che tocca il pallone, ancora Ugolini. E poi lo fa suo Podestà che ha rischiato grosso, ora Maspes, siamo dall'altra parte, Fontana può puntare, Fontana di ben riuscito, guarda mani e poi calcia sull'esterno della rete. 9 minuti giocati nella ripresa, ancora nessuna segnatura dopo il 2-1 del primo tempo, Tapas in Topas in forcing, ora Maspes, Fontana non è allontanato, ma Mollica, poi calcio in porta, c'entra Augliera, la rimessa per Tapas in Topas, Fontana, grande numero, la conclusione, fuori di poco. Si imparate a mangiare al pozzo al freddo lunedì sera senza riscaldamento. Preso il gioco a favore di Real Vigilantes, pallone
scaricato su Ugolini che calcia. La Sabadini, la rimessa fidata a Guardamagna. Uscita di Podestà, intercetta, effetto il rilancio lungo con le mani per Mollica. Romano che riesce a spazzare. Fontana. Effetto la rimessa lunga per Mollica. Poi calcia col destro, pallone sopra la traversa. Poi al vigilante sulla sinistra. Apertura di Greco in fallo laterale. Dalla rimessa in area, Fabiani. C'è un fischio del signor De Rosa. Missione battuta da Badini per Mollica. Tipo di doppio passo, ancora Mollica. Quella con Fabiani. Messa di Mollica, indietro di Guardamagna per Lazzaro, di nuovo Guardamagna, finta su Mollica, passa Guardamagna, poi di gioco, buona spizzata di testa, qua Guardamagna, effetto al traversone, un po' di testa di Carones, poi Badini che allontana, ci sarà rimessa Real Vigilantes. La rimessa di Re Dionigi, poi tutto attivo da parte di San Severino, fermato, c'è uno scontro, Montana che subisce fallo. Greco, Fontana, prova al sinistro, murato, fallo subito. Romano che batte la punizione con la sventagliata preda di Podestà. Maspes. Badini preso in contotempo dal passaggio di Maspes, gestisce comunque bene il possesso palla, poi appoggio di dito per Podestà. Jacobino. Greco che poi effettua il retropassaggio, poi il lancio di Podestà, non è che si perde in out. Nel gioco al Vigilantes con San Severino, cambio di gioco per Re Dionigi, alza il pallone, può arrivarci però Fabiani. Minuto numero 15 della ripresa, sempre vantaggio 2-1 al Vigilantes. Segnatura dei primi 7 minuti di Tagliavini e San Severino. Ora Maspes, Montana, Greco, Badini, il tour in dribbling, parte palla sull'attacco di Fabiani, San Severino, prova a calciare in porta. Visione ribattuta in angolo. Battuto l'angolo, pallone allontanato. Ancora Real Vigilantes. Eccetera, tapas in topas, prova il contrattacco però. Sfuma. Preso il gioco con Dionigi che carica il destro. Allontanato di nuovo, avvicinato, ma c'è un fallo di mano. Greco, Fontana, non è regalato a San Severino. Tagliavini, di nuovo San Severino, fermato dalla buona chiusura di Greco. Ecco, questa palla aveva vigilanza, alla fine il pallone carambola in out. Messa formazione in maglia bianca, Fabiani, Badini che tecceta, chiama in causa Fontana, ha dentro, nuovo Fontana, a liberare il sinistro, Maspes, Fontana, tutto il raso a terra,
interessante. Mollica guadagna la rimessa. Maspes, poi il cross, allontana la difesa di Real Vigilantes, ma ancora insiste. Absentop, alla fine il pallone si perde sul fondo. 19° minuto, la Fontana, palla buona e stampa la traversa. Poi c'è un fallo di mano di Mollica. Il gioco con la punizione, battuta del vigilante Stagliavini. 20° minuto. Ora la conclusione deviata, stavolta il legno è colpito da Real Vigilantes. Comunque un legno per parte negli ultimi minuti. Tagliavini. Poi c'è il cross. Allora, tanata da Carones. Prova il Vigilantes, allontana con i piedi il portiere Podestà, palla buona per Fontana, prova a involarsi sulla destra, viene chiuso, fallo laterale. Prova ancora, tappa si intoppa, sta la caccia del pareggio, questo finale, pallone dentro, lanciato in porta, mette il calcio d'angolo Lazzaro. Mollica l'ha rimessa lunga, no, pallone sporcato in fallo laterale dall'altro lato. Ancora un pallone buono per la passa in Topas, viene fermato, c'è la ripartenza, l'uscita di Podestà che salva sull'incursione di San Severino. Preso il gioco da Real Vigilantes. Mollica, il fallo laterale da Tagliavini. Fontana nell'angolo. Preso il gioco con il lancio. Il nuovo per Podestà che prova a ricacciare i palloni in avanti. Colpisce il soffitto. Sarà rimessa Real Vigilantes. Ora Ugolini, scarica al centro, lontana di testa, Jacobino, Maspes, prolunga, Fontana, sbaglia però il tocco, Guardamagna, Tagliavini, Mato Carones che allarga, Fontana riesce a tenere vivo il pallone, con una chance, la passa in Topas, pallone sporcato, poi lo controlla Lazzaro. 3 minuti alla fine, chiamati in questo momento. A spese di testa, poi scaraventi in avanti, gran tiro di Giacobino e il salvataggio di Lazzaro sulla botta da metà campo. Ora Fontana, su giù Mollica, ma non interviene solo De Rosa. Lascia proseguire. Ora Tagliavini che ha fatto il cross. Intervento di Greco e poi sul tap-in c'è il gol di Ugolini del 3-1. Dunque appena segnato il 3-1 Real Vigilantes, che chiude ogni discorso, siamo già nel recupero dopo un ottimo secondo tempo di Tapas in Topas. Si è illusa di arrivare al pareggio. Tagliavini, migliore in campo, era premiato come man of the big match.
non solo per il gol segnato che ha aperto le marcature, ma per l'ottima prestazione soprattutto nel primo tempo, onnipresente. Ora c'è Sanseverino attaccato da Mollica di Messa Bianca. C'è un calcio di punizione in favore di Tapas in Topas. Maspes. Fontana. Severino. Greco. Pallone in mezzo, allontanato il fallo laterale. Fontana. Maspes, Fontana. Calcia col sinistro, non trova la porta. C'è dunque il big match. La vittoria 3-1 di Real Vigilante su Tapas in Topas. Un cordiale saluto a Renato Badini, grazie anche a Mario Giacconi. Buona serata dalla Bettinelli. Siamo con Daniele Tagliavini, Real Vigilante, premiato come Man of the Big Match della sfida con Tapas in Topas. Vittoria 3-1, ha segnato un gol, ottima prestazione al servizio della squadra, soprattutto nel primo tempo, direi vittoria meritata anche se avete un po' sofferto nel secondo tempo. Sì, sì, abbiamo sofferto, abbiamo la tendenza... siamo vecchietti, abbiamo la tendenza a stancarci alla lunga, quindi magari nel secondo tempo sempre tendiamo a perdere un po' troppi palloni, io soprattutto, che ho la tendenza a portarne più del dovuto forse. Però sono contento, abbiamo vinto, è stato difficile, ma meritate, direi meritate, dai. Allora ti diamo il premio di Man of the Big Match, prendi, ecco qua, fallo vedere bene, come migliore in campo, e Lucis in fondo, ti diamo anche un buono da 50 euro da spendere presso lo store Football Temple, via Torino 60. Puoi andare quando vuoi, insomma, quello che voglio, con 50 o più euro, insomma, sì, dai, un bel regalo, meno male, dai. Grazie e complimenti. Grazie, grazie a voi.